Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis del Messina, e ci troviamo in un luogo tutto particolare, la stazione numero 5, dove il Messina andò a scolpire l'immagine di Padre Pio con quella del Cireneo che porta la croce. E vogliamo parlarvi in questa giornata di quanto scrisse Enrico Cerioni, un figlio spirituale di Padre Pio, che inviò una lettera a Fra Daniele Natale. Quindi siamo negli anni in cui Fra Daniele era l'assistente di Padre Pio da Pietrelcina. Cerioni era nato in Sardegna, residente a Roma, e in questa lettera, tornato da un viaggio da San Giovanni Rotondo, gli andò a descrivere quello che aveva visto nella chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, quello che accadde durante la Santa Messa di Padre Pio. E lui scrive questo: mentre insieme ai fedeli ero in attesa che Padre Pio entrasse in chiesa per celebrare la Santa Messa, ho visto uscire prima una schiera di angeli che lo precedevano, poi Padre Pio che aveva a fianco la Madonna. Padre Pio si accosta all'altare, mentre la Madre di Dio si mise ad un lato. Appena cominciò il salmo introibo ad altare dei, Padre Pio diventò subito luminoso. Questo è quello che scrive Cerioni e descrive nella lettera a Fra Daniele Natale. E poi rimase luminoso, scrive Cerioni, per tutto il tempo della celebrazione. All'elevazione, scrive Cerioni, apparve Gesù, che si fondeva in Padre Pio. Faceva fatica a distinguere le due persone. Alla comunione poi la fusione divenne totale, per effusione d'amore. Il Cerioni poi conclude questa lettera pregando Fra Daniele chiedere a Padre Pio se quanto ha visto sia stata solo una sua immaginazione fantastica oppure corrispondeva a realtà. Fra Daniele, subito, appena ricevuta la lettera, appena letta, sale da Padre Pio, va in cella e gli mise proprio la lettera dinanzi e chiede: padre, leggiamo insieme questa lettera, c'è scritto qualcosa di strano, di straordinario. E chiede: il signor Cerioni ha visto giusto? Padre Pio comincia a leggere lentamente quelle righe e poi dice: Fra Daniele, la prima parte, quella che accenna alla presenza degli angeli e della Madonna intorno all'altare, è tutto vero, è così. E poi rimase in silenzio e Fra Daniele subito incalza: ma padre, se è vera la prima parte, sarà vera anche la seconda parte. E Padre Pio lo guarda, poi di nuovo uno sguardo alla lettera e con il capo fa così, un accenno di sì, è proprio così.